Parliamo di Piedimonte Matese, dove una biblioteca nella sede diocesana può rappresentare davvero un centro della cultura e della vita della città. Il servizio dell'inviato Anna Teresa Damiano. L'Episcopio, la sede della Curia, è ora la biblioteca diocesana in un luogo bellissimo che fu danneggiato dal terremoto del 2013. I restauri, durati 3 anni, hanno riservato sorprese come la scoperta di un'antica cisterna. La biblioteca San Tommaso d'Aquino è l'ultima tappa di un percorso per il territorio della diocesi di Alife Caiazzo. Quanti volumi ci sono qui? Guardi, sono circa 40.000 volumi, ma questo patrimonio sarà incrementato anche da alcune donazioni che sono state annunciate. Diciamo che abbiamo voluto già da tempo, ma soprattutto negli ultimi anni, aprire la biblioteca ai giovani. Abbiamo fatto delle convenzioni con l'università per permettere agli studenti universitari del territorio di fare i tirocini in sede. Abbiamo fatto dei corsi. Luca, 26 anni, laurea in filologia moderna, è un catalogatore. Alfreda, 21 anni, svolge il suo tirocinio nello stesso settore. Rossano scannerizza testi antichi con richieste che arrivano soprattutto dall'estero. Melania mette a frutto le sue competenze in industrial design. Ecco che il design è diventato quella possibilità per intercettare appunto queste generazioni di giovani, quindi sono state create diverse applicazioni interattive. Preziosi volumi storici e documenti vengono recuperati, studiati, digitalizzati e diventano patrimonio di tutti. È stato fatto un processo di digitalizzazione in archivio e questo ci ha consentito di portare in archivio gente che non è abituata a frequentare questi posti, soprattutto i ragazzini, i bambini delle scuole.